Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E dunque, ma torniamo seri. E per tornare seri, chiamo sul palco Francesca Schianchi, s'il vous plaît, sur la scène. Buonasera. Come diceva Diego, c'è un po' di confusione, un po' perché abbiamo fatto le puntate sfalsate, un po' perché non è passata nemmeno una settimana dalle elezioni, ma è già il momento delle decisioni difficili. Lo è sicuramente per Giorgia Meloni, l'unica vera vincitrice delle elezioni, quella che ha avuto un successo senza chiaroscuro, 26%, Fratelli d'Italia, primo partito del paese. E davanti a lei ci sono scelte da prendere molto difficili. Non è ancora stata incaricata dal Presidente della Repubblica, ma tutti la trattiamo come fosse già premier incaricato, e anche lei si è chiusa in un silenzio molto istituzionale, perché le sfide, l'ha detto lei, sono da far tremare le vene ai polsi. Intanto la guerra, dopo Francesca ce ne parlerà diffusamente, ci spiegherà, ma insomma abbiamo visto oggi questa immagine di Putin che festeggia l'annessione di 4 province ucraine e così, come nulla fosse, evoca l'ipotesi nucleare. Ma poi le bollette della luce che schizzano oltre più su del 59%. E una discussione, un'Europa sul tetto al prezzo del gas che non riesce a ingranare. Allora c'è la Germania che ha fatto un piano monstro da 200 miliardi di aiuti per i suoi contribuenti, per le sue imprese, per i suoi cittadini. E Draghi e Meloni, il premier in carica e la probabile premier futura, hanno avuto una reazione molto simile, hanno fatto una nota molto simile dicendo no, se il problema è globale si affronta tutti insieme, no? Uniti e compatti. Ed è un bel paradosso, no? La Germania fa una scelta sovranista e la leader sovranista che ha vinto le elezioni in Italia scopre l'europeismo e chiede no, si risolve tutti insieme. Ma prima di risolvere i problemi che spetteranno a lei e al suo governo, deve formare un governo e deve tenere a bada due alleati che, diciamo la verità, Forza Italia e la Lega, hanno perso entrambi, sono usciti sconfitti, non hanno raggiunto il 9%, ma siedono al tavolo dei vincitori perché sono nella coalizione vincente e vogliono farsi pesare. Matteo Salvini vuole di nuovo tornare a fare il ministro dell'Interno. Giorgia Meloni eviterebbe volentieri il bis del governo giallo-verde, quello che abbiamo già visto. Forza Italia dice: noi abbiamo preso pochi decimali in meno della Lega, quindi vogliamo lo stesso numero di ministri. Insomma, tavoli complicati, oggi peraltro Berlusconi e Salvini si sono visti e la Meloni appunto dovrà riuscire a tenerli a bada. Forse tutte le tensioni che c'erano nel centrodestra prima della campagna elettorale rischiano un po' di esplodere. E c'è un altro paradosso interessante, perché si dice che lei stia pensando a dei ministri tecnici in alcune posizioni chiave che abbiano degli esperti, che diano un alto profilo al governo e rassicurino sulle posizioni del governo. Ma come? La leader che da 4 anni chiedeva di votare perché ci vuole un governo votato agli italiani? Vedremo se sceglierà tecnici, politici. Ma se per lei è un momento di scelte molto difficili, lo è anche per l'opposizione. Il primo partito d'opposizione, il Partito Democratico, è uscito con un 19% che lo ha fatto sentire non sconfitto, ma completamente perso. Come da previsione la vigilia è già cominciato il congresso. Enrico Letta, l'abbiamo detto lunedì, abbandona, conduce il partito del congresso e poi se ne va, non si ricandida. Cominciano già dei nomi e ben 2 ex presidenti del PD, Rosi Bindi e Matteo Orfini, hanno già chiesto lo scioglimento del partito. Come dire, da scegli a sciogli. Ma oggi lo stesso Letta è sembrato aprire questa ipotesi, perché in una lettera agli iscritti ha detto che bisogna discutere di tutto: il simbolo, il nome, le alleanze, quindi tutto aperto, tutto possibile. Una cosa di cui sicuramente il PD deve discutere è come mai sia riuscito a portare in Parlamento, i numeri non sono ancora definitivi ma la proporzione è quella, 36 donne su 119 eletti, meno del 30%. Forse un partito di centrosinistra che vuole rappresentare anche i temi femminili e che vuole dare parità alle donne si dovrebbe fare qualche domanda su questi numeri. Quindi
chi va al governo e chi va all'opposizione hanno scelte difficili da compiere che riguardano il proprio partito ma anche lo stato di una democrazia, perché è fondamentale un governo ma in democrazia è fondamentale anche un'opposizione. E a tutti loro viene da ricordare un numero uscito domenica alle urne, di cui si è parlato pochissimo, quel 63,91% di votanti, circa 10 punti in meno del 2018, il numero più basso nella storia della Repubblica. Si ricordino, mentre organizzano il governo e l'opposizione, di quel numero, perché anche quello ha molto a che fare con la democrazia.